Le sedute del 24 e 26 febbraio. Legge sulla semplificazione. Attività e programmi del Corecom. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 24 febbraio il presidente della giunta regionale Sergio Chiamparino ha svolto una comunicazione sui ricorsi elettorali seguita dagli interventi di tutti i gruppi consiliari. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno che posticipa al 30 aprile la presentazione della verifica annuale regolarità aree pubbliche, VARA, per il commercio ambulante. Il Consiglio si è riunito anche il 26 febbraio per proseguire l'esame del disegno di legge sulla semplificazione, approvato poi a maggioranza in chiusura della seduta pomeridiana. In una pausa dei lavori d'aula, Ufficio di Presidenza, assessori e consiglieri hanno ricevuto una delegazione di lavoratori della Mercatone 1 e nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno in loro sostegno. In primo piano. Rendere più snella la pubblica amministrazione per facilitare la vita ai cittadini piemontesi è l'obiettivo della legge sulla semplificazione, che tocca numerosi settori della regione, dal commercio al turismo, all'agricoltura, all'edilizia urbanistica, energia, trasporti, sanità, oltre alle disposizioni relative a Expo 2015. L'attività di conciliazione del Corecom nelle controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni ha restituito ai cittadini piemontesi in un anno 2.200.000 euro, pari a quasi 5 volte il costo complessivo di funzionamento dell'ente. L'anno scorso il Corecom ha ricevuto 5.362 richieste, con un aumento di 542 pratiche rispetto all'anno precedente. In breve. Il Comitato Resistenza e Costituzione ha aperto un profilo Facebook. Nella pagina istituzionale trovano spazio i racconti legati alle stragi e alle battaglie, i fatti che hanno colpito l'immaginario collettivo, le persone della Resistenza, le loro vite, i luoghi dei viaggi del progetto di storia contemporanea, come sono stati vissuti dagli studenti e tutte le iniziative promosse dal Comitato. Nel 2014 sono state 3.808 le pratiche gestite dal difensore civico della Regione Piemonte che tutela i cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Il maggior numero di richieste ha riguardato i servizi alla persona, le opposizioni a dimissioni ospedaliere, la previdenza sociale, l'assistenza pubblica e l'inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico.